Quindi per questi motivi potremmo dire, come abbiamo detto, che Spinoza è disorganico rispetto al proprio tempo. E in qualche misura si può partire per inquadrare la filosofia di Spinoza dalla magnifica definizione che dà Hegel nelle lezioni sulla storia della filosofia, no? Che continuano a essere il nostro riferimento principale. Quando appunto nelle lezioni sulla storia della filosofia dice a un certo punto Philosophiren ist Spinozieren, frase che letteralmente potrebbe essere tradotta, anche se suona malissimo, filosofare e spinozeggiare, potremmo dire, no? E seguire Spinoza, no? E filosofeggiare con Spinoza. Perché appunto dal punto di vista hegeliano il filosofare di Spinoza costituisce l'imprescindibile inizio di ogni filosofia. Hegel, come vedremo, considera Spinoza come l'antesignano dell'idealismo, quindi rovescia di 180 gradi le visioni dominanti, quali si trovano ad esempio in Toni Negri, prima richiamato, ma poi in tutto un folto stuolo di interpreti che presentano Spinoza come un semplice teorico del mos geometricus, no? Il teorico di una sorta di empirismo radicale totalmente antimetafisico, proiettato nel puro piano dell'immanenza, laddove invece Hegel legge Spinoza addirittura come antesignano dell'idealismo per i motivi che vedremo. Nella prospettiva hegeliana, infatti, il cominciamento del filosofare non può essere individuato in Cartesio, da cui pure Hegel prende le mosse per individuare la genesi della modernità filosofica, perché Cartesio è animato, potremmo dire, da un dualismo irrisolto e, come abbiamo visto, dalla aporetica convivenza all'interno del suo pensiero di un soggetto astratto e di una natura materialmente connotata, che Hegel non può accettare. Ma il cominciamento della filosofia non può per Hegel neppure essere rintracciato in Kant, per via della sua surrettizia distinzione, come sapete, fra le categorie dell'essere e le categorie del pensiero, ma poi anche per la morale, potremmo dire la morale compiutamente individualistica, la morale del puro dovere, la morale per anime belle, no? Come si dirà, che sfocia inevitabilmente nella pappa del cuore romantica, come la chiamerà Hegel. A sua volta potremmo aggiungere noi l'inizio stesso, il cominciamento stesso del filosofare non può neppure essere ravvisato in Hegel perché Hegel prende le mosse da Spinoza stesso, quindi è Spinoza l'inizio del filosofare. Il concetto di assoluto in Hegel non può essere pensato se non tramite la mediazione della sostanza spinoziana, come vedremo, eh? La sostanza spinoziana. Quindi, appunto, Spinoza deve essere pensato come il grande cominciamento filosofico della modernità idealistica, potremmo dire, come un idealista all'interno del Seicento. Per questo, appunto, seguendo il suggerimento di Hegel, dobbiamo assumere Spinoza come, citando ancora Hegel, Anfang des Philosophierens, no? L'inizio del filosofare. Appunto, sia pure con la sintassi cartesiana, evidentemente, l'etica spinoziana, ma poi anche le altre opere di Spinoza, il breve trattato e così via, il trattato sull'emendazione dell'intelletto, sono tutti testi da cui evidentemente emerge un timbro cartesiano, se non altro nella sintassi, no? Spinoza parla al lessico, con il lessico di Cartesio e nondimeno, pur con il lessico di Cartesio, potremmo dire esprime contenuti che eccedono completamente l'orizzonte di senso cartesiano. Un po' come, se volete, Fichte utilizzerà un lessico totocelo kantiano per esprimere concetti che vanno ben al di là dell'orizzonte di senso kantiano. Quindi bisogna distinguere in questo caso, potremmo dire, la lettera dallo spirito, se volete, il linguaggio dai contenuti. Pensare che Spinoza resti fino in fondo cartesiano per il fatto che usa la sintassi di Cartesio è la base di ogni fraintendimento del pensiero spinoziano. Perché appunto con la sintassi cartesiana Spinoza restaura il principio greco dell'unità tra categorie dell'essere e del pensare, ristabilisce un monismo ontologico assoluto, se volete, come vedremo. Appunto, da questo punto di vista direi che
di tutte le proposizioni di cui, come sapete, consta l'etica ordine geometrico demonstrata, no? Un trattato scritto rigorosamente in ordine geometrico, da cui appunto però bisogna fare attenzione a non pensare che Spinoza, per via di questa forma geometrica, pensi la filosofia come degna di essere riassorbita nella geometria o nella matematica o nella scienza. Questo è il punto fondamentale. Spinoza utilizza la sintassi del suo tempo, ripeto, per dire contenuti che vanno ben al di là del suo tempo. Appunto, l'etica utilizza una sintassi cartesiana essa stessa, ma per andare al di là di Cartesio. Ebbene, di tutte le proposizioni dell'etica, io credo che se ne possa assumere una come cifra dell'intero progetto spinoziano, che è la proposizione 7 della seconda parte dell'etica, che appunto esce nel 1675, quindi diamo anche una data per storicizzare, appunto, per periodizzare le cose. E questa proposizione recita: l'ordine e la connessione delle idee è lo stesso che l'ordine e la connessione delle cose. Ordo et connexio idearum, idem est ac ordo et connexio rerum. Posizione fondamentale non solo perché scardina, potremmo dire, il sistema cartesiano, ma perché già in prospettiva apre sull'identità di pensare ed essere, che sarà la cifra dell'idealismo. L'ordine delle cose e delle idee è lo stesso, c'è coincidenza fra pensiero ed essere, come sarà nell'idealismo, appunto. Potremmo anzi dire che Spinoza qui, in forma non temporale, in forma astratta se volete, tematizza anche quell'aspetto che Hegel metterà in movimento tramite la storicità. La storicità è il grande assente nel discorso di Spinoza, come sapete, mentre invece la grande novità che Hegel apporta al discorso filosofico, no? Come già abbiamo detto, a partire da Hegel la verità diventa una questione storica, non nel senso che si risolva storicisticamente nella storia, ma nel senso che è imprescindibile la storicità per pensare la verità. Potremmo dire che Hegel metterà in movimento questa proposizione spinoziana dicendo appunto che l'ordine, la connessione degli accadimenti, della successione degli eventi nella storia coincide di fatto con l'ordine delle idee, cioè dei pensieri dei filosofi che hanno pensato, no? I filosofi hanno sempre, potremmo dire, pensato nel pensiero il divenire storico, il processo con cui il vero diventa vero, abbiamo visto, no? Quindi dinamizzerà questa proposizione spinoziana. Appunto, lungi dall'essere sostanze ontologicamente autonome, come le pensava Cartesio, le due res, la res cogitans e la res extensa, pensiero ed essere sono in Spinoza, come sapete, attributi dell'unica sostanza esistente. Anche Spinoza prende le mosse dall'aporia irrisolta cartesiana, la relazione fra le due res, e la risolve in modo originalissimo, sopprimendo la dicotomia stessa e imponendo una forma di monismo radicale. Appunto, e già in questo emerge, come vedremo, il carattere chiaramente greco del pensiero di Spinoza. Spinoza parte nell'etica dalla definizione di sostanza propria della tradizione greca e nella fattispecie della tradizione aristotelica, come sapete. Perché appunto parte proprio dalla definizione che dice che la sostanza è ciò che esiste di per se stessa e si può pensare autonomamente. Appunto, siamo nella definizione della prima parte dell'etica, e Spinoza dice: per substantiam intelligo id quod in se est et per se concipitur. Per sostanza intendo ciò che è in sé e si concepisce per se stessa. Definizione chiaramente aristotelica, no? E allora, se questa è la sostanza, non ha senso fare l'operazione compiuta da Cartesio, cioè ammettere, come potremmo dire, conviventi in maniera aporetica due sostanze diverse. Perché se questa è la sostanza, allora vi è una sola sostanza che è Dio. Unicamente Dio ha la prerogativa di esistere per sé e di essere concepito per se stesso. Di conseguenza non si può partire da due sostanze, ma bisogna partire da un'unica sostanza, che è la sostanza divina. Potremmo anche dire, con un lessico che appunto non è desunto da Spinoza, ma credo non faccia torto al discorso di Spinoza, che se in Cartesio abbiamo la res cogitans e la res extensa,
Spinoza le dissolve a favore di una unica res che è la res divina, potremmo dire, no? C'è solo Dio come unica sostanza in sé, per sé sussistente, da cui tutto il resto deriva, no? Appunto, come vedremo, estensione e pensiero, le due res cartesiane, non possono essere pensate come sostanza per via di questa assunzione, no? Perché non sono autosussistenti. Allora, dirà Spinoza, estensione e pensiero, che non possono essere concepiti come sostanza, debbono essere di necessità concepiti, come ben sapete, come attributi dell'unica sostanza, la res divina, appunto. Dove appunto non bisogna però pensare che pensiero e sostanza siano le uniche, pensiero ed estensione, scusate, siano le uniche, gli unici attributi della sostanza divina. Sono semmai, dice Spinoza, gli unici due che è dato conoscere all'uomo, giacché l'uomo consta di quei due attributi. Noi siamo estensione e pensiero e dunque conosciamo quegli attributi, ma il fatto di conoscere quegli unici attributi non ci permette di trarre l'indebita conclusione che ad esistere siano solo quei due attributi. In verità vi sono un'infinità di attributi che noi non conosciamo, perché noi siamo solo estensione e pensiero, dice Spinoza. E appunto, se noi siamo estensione e pensiero, se questi sono i due attributi di cui partecipiamo, in quanto parti di questa unica sostanza che è la sostanza divina, le idee e i corpi sono i modi di questi attributi. Le idee sono i modi del pensiero e i corpi sono i modi dell'estensione. Appunto, gli attributi si determinano poi in modi particolari.